Ciao a tutti e a tutte! Allora, oggi ritorno su questi schermi con un video, con una tipologia di video che facevo una volta, poi ho smesso di fare perché portavo un video a settimana, quindi preferivo portare altre cose, però visto che sono ritornata con due video a settimana quest'anno, ho pensato che potevo reintrodurre questo tipo di video. Forse verrà fuori un po' diverso dalle altre volte, però insomma la sostanza è quella. Ovvero vi presento 10 uscite secondo me interessanti che in questo caso usciranno nel mese di marzo. Il 2 marzo esce Later di Stephen King, edito Sperling & Kupfer. Potevo io non mettervi un altro nuovo libro di Stephen King? Ovvio che non potevo. Allora, vediamo insieme di cosa parla, perché io manco mi sono letta la trama. Ho visto Stephen King, ho detto, beh, inseriamo questo libro. Jamie Conklin ha proprio l'aria di un bambino del tutto normale, ma ci sono due cose che lo rendono invece molto speciale. È figlio di una madre single, Tia, che di mestiere fa l'agente letterario, e soprattutto ha un dono soprannaturale, un dono che la mamma gli impone di tenere segreto perché gli altri non capirebbero, un dono che lui non ha chiesto e che più delle volte non avrebbe voluto, ma questo lo scoprirà solo molto tempo dopo, perché la prima volta che decide di usarlo è ancora troppo piccolo per discernere. E lo fa per consolare un amico. E quando poi è costretto a usarlo, lo fa per aiutare la mamma, lo fa per amore. Finché arriva quella dannata volta, qual è sto dono? In cui tutto cambia e lui è già un ragazzino che non crede più alle favole. Jamie intuisce già, o forse ne è addirittura consapevole, che bene e male non sono due entità distinte e che alla luce si accompagnano sempre le tenebre. Eppure sceglie la verità e la salvezza. Ma verità e salvezza, scoprirà tempo dopo, hanno un prezzo altissimo. Ma io voglio sapere qual è questo dono, maledetti! Sempre il 2 marzo esce un nuovo romanzo, che non so quanto sia proprio romanzo, di Michela Murgia, anzi non credo proprio sia un romanzo, ma vabbè, insomma adesso ci arriviamo, di Michela Murgia che si intitola Stai zitta, edito Einaudi. Allora, io lei l'avevo conosciuta per Accabadora, non ho mai letto il libro, ma l'ho sempre avuto in wishlist da quando è uscito. Poi l'ho conosciuta molto meglio col podcast Morgana. E da lì poi ho iniziato anche a seguirla su Instagram e devo dire che mi piace anche perché mi fa ragionare su me stessa, sulle mie credenze, sul mio linguaggio, sul linguaggio di chi mi circonda e sono cose a cui sono sincera, io non avevo pensato. Quindi, insomma, mi piace perché mi fa riflettere, mi fa pensare. In ogni caso, vi leggo la sinossi, anche se, insomma, potete già intuire di cosa si tratta. Di tutte le cose che le donne possono fare nel mondo, parlare è ancora considerata la più sovversiva. Se si è donna, in Italia si muore anche di linguaggio. È una morte civile, ma non per questo fa meno male. È con le parole che ci fanno sparire dai luoghi pubblici, dalle professioni, dai dibattiti e dalle notizie. Ma di parole ingiuste si muore anche nella vita quotidiana, dove il pregiudizio che passa per il linguaggio uccide la nostra possibilità di essere pienamente noi stesse. Per ogni dislivello di diritti che le donne subiscono a causa del maschilismo, esiste un impianto verbale che lo sostiene e lo giustifica. Accade ogni volta che rifiutano di chiamarvi avvocata, sindaca o architetta, perché altrimenti dovrebbero dire anche farmacisto. Succede quando fate un bel lavoro, ma vi chiedono prima se siete mamma. Quando siete le uniche di cui non si pronuncia mai il cognome, se non con un articolo determinativo davanti. Quando si mettono a spiegarvi qualcosa che sapete già perfettamente, quando vi dicono di calmarvi, di farvi una risata, di scoppare di più, di smetterla di spaventare gli uomini con le vostre opinioni, di sorridere piuttosto e soprattutto di star zitta. Questo libro è uno strumento che evidenzia il legame mortificante che esiste tra le ingiustizie che viviamo e le parole che sentiamo. Ha un'ambizione. Che tra 10 anni una ragazza o un ragazzo, trovandolo su una bancarella, possa pensare sorridendo che per fortuna queste frasi non le dice più nessuno. Poi, sempre il 2 marzo, esce Poeti Italiani del Novecento a cura di Pier Vincenzo Mengaldo, edito Mondadori. Questo io l'ho inserito perché voglio assolutamente iniziare a leggere poesia. Solo che non ho, cioè, a parte un libro di Jim Morrison, non ho letto altro, mi pare. Il problema è che
Alcune robe di Jim Morrison sono molto nel mio stile, è che appunto cerco qualcosa che rientri nel mio stile. Però appunto non sapendo bene chi è che scrive cosa, e faccio un po' fatica a trovare il libro adatto a me, no? Ed è il motivo per cui ancora non ho acquistato nulla. Però, questo penso sia interessante perché ti dà anche un'infarinatura appunto sui poeti italiani del Novecento ed è comunque un argomento a cui mi voglio approcciare a prescindere, insomma, anche dal mio stile. Insomma, se imparassi qualcosa in più non ci sarebbe nulla di male, anzi, ben venga. E quindi è un libro che mi interesserebbe e ho pensato di, anzi, è un libro che mi interessa, ho pensato di inserirlo in questo video. Vediamo un po' cosa dice. Dalle prime voci poetiche del Novecento, di Govoni, Palazzeschi e Gozzano, fino all'esperienza degli anni 70, passando per i grandi maestri Ungaretti, Montale, che io amavo Montale, tra l'altro, Saba, Quasimodo, amavo anche lui, Pavese. Questa antologia propone un'ampia selezione di testi di 51 poeti italiani tra i più noti e apprezzati, personalità assai eterogenee che disegnano traversi giocosi, riflessioni dolenti, sperimentalismi estremi e ritorni alla tradizione del dialetto, un panorama ricco e variegato, in gran parte ancora da scoprire. Privilegiando l'individualità dei singoli autori rispetto alle tendenze generali, alle scuole e ai movimenti e puntando l'attenzione più sui momenti atipici che sul canone cristallizzato, Pier Vincenzo Mengaldo indaga con l'acume e la sensibilità finissimi del filologo e del critico questo universo poetico. Il risultato è un'antologia ormai classica, un imprescindibile punto di riferimento che conferma l'imperitura centralità dell'espressione lirica nella letteratura italiana. Se voi volete consigliarmi qualche libro di poesia, fate pure, scrivete qua sotto che io poi vado a vedermi, vado ad informarmi e forse la volta è buona che metto qualcosa nella wishlist e che poi acquisterò. Poi ho inserito apposta adesso, a posto, allora, Sotto la pioggia di Pichaya Subhankad. Me le vado a cercare queste cose, me le vado a cercare, voglio dire. Comunque è di Tofazzi che esce il 4 marzo. Allora. Il perno attorno a cui ruotano tutte le vicende narrate è una casa di Bangkok, costruita dal bisnonno di uno dei protagonisti. L'edificio, come la città, subisce l'inesorabile cambiamento che lo scorrere del tempo porta con sé, divenendo a un certo punto un grattacielo moderno che poi, in un immaginario futuro post-diluviano, sarà inghiottito dalle acque insieme all'intera città. Attraverso i capitoli si incontrano personalità molto diverse tra loro. Un medico missionario rimpiange il natio New England mentre soccombe di fronte al caos vibrante del Siam del XIX secolo. Una donna mondana del secondo dopoguerra si sposa, diventa madre e fa la padrona di casa senza avere alcun sospetto del futuro solitario che l'attende. Un pianista jazz dell'era del rock, perseguitato dai propri fantasmi, viene chiamato a placare gli spiriti che aleggiano nella casa. Nel presente, una donna cerca di superare la lunga ombra del suo passato politico. Insomma, mi sembra molto interessante, sicuramente almeno nei miei canoni letterari. Poi ho inserito anche, che forse la casa editrice me lo manda, scusate, esce il 4 marzo, Homebody, il mio corpo è la mia casa, di Rupi Kaur, il nuovo libro di Rupi Kaur, di cui io non l'ho mai letto nulla. Però sono sempre stata un po' curiosa, è che appunto i casi letterari mi mettono sempre un po' di non te leggo perché secondo me non mi piaci. Quindi non ho mai letto nulla, anche perché comunque non ero ancora particolarmente interessata alla poesia. Quindi ecco, insomma, per una serie di motivi non mi sono mai approcciata a Rupi Kaur. Però insomma, questa volta ho detto, Erika, cioè, vuoi anche iniziare a leggere sto genere? Voglio dire, dai, provaci. E quindi forse lo leggerò. Cioè, vediamo se la casa editrice me lo manda, se no questo va comunque in wishlist. Edito 360. Allora, in Homebody, Rupi Kaur accompagna i lettori in un viaggio intimo e profondo dentro di sé che ripercorre il passato, si sofferma sul presente e guarda il futuro. Riflettendo su se stessa, ricorda ai lettori di abbracciare il cambiamento, riempiendo ogni giorno la vita di amore, accettazione, comunità e famiglia. Anche attraverso illustrazioni, affronta i temi della natura, dell'educazione, della luce e dell'oscurità. Poi, raga, visto che a me piacciono evidentemente solo gli autori che pubblicano 12.000 libri all'anno, esce un altro nuovo libro di Murakami. Perché? Perché
Perché io dovevo innamorarmi di Stephen King e Murakami? Porca vacca, finisco più. Allora, che si intitola Prima persona singolare, edito sempre Einaudi. E sentite la sinossi. Se questo libro fosse un disco, magari uno della leggendaria collezione di Murakami, sarebbe un concept album. Otto racconti molto diversi, ma uniti dallo stesso strumento suonato, la prima persona singolare. Un Murakami davvero inedito, non solo perché sono nuove le storie che racconta, è nuovo il modo in cui si mette in gioco. Otto diversi modi di dire io per parlare a tutti. Mi hai già Murakami. Poi il 9 marzo esce La famiglia Berg di Lydia Sandgren, edito Mondadori. Famiglia, saga familiare, dove c'è saga familiare c'è Eri Gibi. Allora. Alla soglia dei 50 anni, Martin Berg vive un periodo di profondo smarrimento. È il proprietario e l'editore di una piccola casa editrice indipendente. Che saga familiare? Più libri? Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, dai, dai, so. Editore di una piccola casa editrice indipendente di Göteborg, che sta soffrendo la crisi dell'industria del libro. Diversi anni prima, la moglie di Martin, Cecilia, è sparita all'improvviso dalla vita sua e dei loro figli, senza lasciare alcuna traccia, creando un vuoto enorme. Ora, raggiunta la mezza età e guardandosi indietro, Martin comincia a fare un bilancio. Riflettendo sulla sua vita e sulle scelte del passato, sulle possibilità mancate e su cosa avrebbe potuto essere, si immerge nei ricordi e racconta la Svezia degli anni 70 e 80, rivivendo i periodi di angoscia adolescenziale, le intense amicizie, le relazioni perse e ritrovate. Ripercorre la stretta amicizia con lo straordinario artista Gustav Becker, l'amore appassionato per la moglie scomparsa, i due figli e non per ultimo il manoscritto incompleto che sta scrivendo da sempre e che sembra farsi beffe di lui e dei suoi sogni giovanili. Contemporaneamente, Rachel, la figlia ventenne di Martin e Cecilia, si sente fuori posto e irrequieta in una Göteborg che le va stretta. La città si sta preparando per una retrospettiva dell'opera del celebre pittore Gustav Becker e ovunque la ragazza si giri, vede l'immagine di sua madre, l'enigmatica Cecilia, la musa del geniale artista, riprodotta sui poster della mostra. Rucker vuole capire che cosa sia realmente successo e si rivolge ai vecchi amici della donna cercando risposte. Quando trova un possibile indizio del destino di Cecilia in un manoscritto, il suo mondo cambia per sempre. Allora, questo può essere o un bellissimo libro o una grande ciofeca. Però mi sembrava il caso di inserirlo comunque qui dentro. Poi l'11 marzo esce l'altro di Thomas Trion, edito sempre Faz Editore. Allora, e qua mi hanno fregato perché scrive: rievoca atmosfere degne di Stephen King. E questo può essere una grande ciofeca altrettanto, però ho letto la trama ed effettivamente sembrerebbe che l'atmosfera sia degna di Stephen King. Vediamo, vediamo. Holland e Nike Sperry sono gemelli omozigoti di 13 anni. Sono molto legati, tanto da poter quasi leggere il pensiero l'uno dell'altro, ma non potrebbero essere più diversi. Holland è audace e dispettoso e ha una cattiva influenza sul fratello Nikes. Niles? Che cazzo ho detto prima? Niles! Gentile e desideroso di compiacere gli altri, tipo di ragazzo che rende orgogliosi i genitori. Vivono in una fattoria del New England con la madre e la nonna. Hanno da poco perso il padre in un tragico incidente. Le giornate estive in campagna sono lunghe e noiose e le malefatte di Holland si fanno sempre più sinistre. Quando diversi fatti di sangue coinvolgono una dopo l'altro tutte le figure vicine ai ragazzi, è sempre più evidente che dietro ci sia la mano di Holland. Il fratello non ha più scuse e comincia a prendere le distanze da lui, ma la realtà è molto lontana da ciò che sembra. Anche qua può essere un gran libro. Oppure no, però mi ispirava. Il 18 marzo esce Una vita da ricostruire di Brigitte Rieve, edito sempre Fazzi. Saga familiare, raga. Un'altra saga familiare. Allora, dicono che chi ha amato la saga di Carmen Korn, presente, possa amare questa saga. Scopriremo tutto insieme. Allora, Berlino, maggio 1945, è l'ora zero. La città è ridotta a un cumulo di macerie, così come le anime dei suoi abitanti. La villa dei Thalheim, agiata famiglia di commercianti, è andata perduta e anche il loro negozio è stato distrutto. Le donne di casa, rimaste sole dopo che gli uomini sono scomparsi in guerra, devono ricominciare tutto da capo.
Le tre sorelle, Rike, Sylvie e Florentine, trascinate dalla determinazione della maggiore, si rimboccano le maniche per dare vita a un sogno: riaprire l'attività di famiglia. Riportare colore nella tetra Berlino del dopoguerra con tessuti sofisticati e abiti alla moda. Dopo la riforma valutaria, le cose sembrano davvero migliorare. Le ragazze hanno successo e le loro creazioni sono sulla bocca di tutti. Ma i tempi nuovi portano nuovi problemi. Un oscuro segreto che torna a galla getta una luce ingloriosa sul negozio e sulla sua storia, mettendo tutte a dura prova. E restiamo in casa Fazzi con un libro che esce il 25 marzo che si intitola Blu, di Giorgia Tribuiani e vediamo la trama. E io che inserisco un libro in wishlist di un'autrice italiana, cioè possiamo gridare al miracolo, ma sentite la trama perché secondo me è davvero interessante. Ginevra, ma per tutti Blu sin da bambina, ha 17 anni, frequenta il liceo artistico ed è una ragazza solitaria, intrappolata in un mondo tutto suo, fatto di rituali ossessivi e gesti scaramantici. I suoi genitori sono divorziati e Blu vive con la madre, una donna che lavora molto ed è spesso fuori casa. Blu ha un fidanzato, che non riesce a lasciare perché è divorata dai sensi di colpa. Un ragazzo che vorrebbe amare, di cui invece sopporta appena la presenza. L'unica cosa che la giovane ama davvero è l'arte, e disegnare risulta un'attività in cui dimostra di avere talento. Così, quando durante una gita scolastica assiste a un'esibizione di performance art, resta folgorata da quel modo di fare arte e dall'artista stessa, fino a diventarne ossessionata. I pensieri deliranti a questo punto la avvolgono con sempre maggiore forza, finché la sua determinazione a essere una brava ragazza la porta a vivere uno sdoppiamento della personalità subdolo e pericoloso. Anche questo, raga, è totalmente nel mio campo. Poi, questi sono effettivamente i 10 consigli che secondo me potrebbero, cioè appunto le 10 uscite che secondo me sembrano interessanti qui a marzo. Ovviamente ci sono tantissimi altri libri che escono a marzo. Io ho fatto una selezione, ho selezionato proprio 10 titoli che mi ispiravano particolarmente. Mi sono dimenticata di qualcosa, ma sicuramente sì, probabile. Però insomma, 10 consigli potevo darvi. In ogni caso, ho pensato di inserire anche dei bonus, cioè altri titoli con altre date di uscita, eccetera, che mi ispiravano, però non mi sono segnata la trama. Quindi vi dico i titoli, magari se mi ricordo, vi dico qualche motivazione del perché me li sono segnati e insomma vedete voi che volete fare. Allora, tra i bonus abbiamo il 2 marzo Il colosso di New York di Colson Whitehead, edito Mondadori. Questo l'ho inserito perché Colson Whitehead, ciao, ho inserito, via. Poi, 9 marzo, un'autobiografia involontaria, Una vita tra le carte di George Orwell, edito Burrizzoli. Cioè, un'autobiografia che George Orwell ha scritto involontariamente, con carte, robe, pezzi, è stata messa assieme, voglio dire, vuoi che io non voglia leggere questa cosa? Poi, vabbè, il 9 marzo esce Il cane di Achilles, edito Mondadori. Mi ricordo che questo l'hanno paragonato al profumo di Susskind, però invece di sentire i profumi, questo qua sente il gusto e diventa tipo un cuoco famosissimo, eccetera, eccetera. E io ho amato alla follia il profumo di Susskind, scusate, il profumo di Susskind, quindi insomma mi sembrava giusto inserire anche il cane. Poi il 16 marzo esce Tutti i racconti di Gabriel García Márquez, edito Mondadori. Ora, io non ho letto manco mezza pagina di Márquez, però è un autore di cui assolutamente voglio recuperare un bel po' di opere. E insomma, esce un libro con tutti i suoi racconti, mi sembra giusto segnalarvelo. Poi il 16 marzo esce Queenie di Candice Carty Williams, edito Einaudi. Qua non mi ricordo assolutamente nulla sulla trama, mi sembra che sia un po' ironico. Ha fatto un botto di successo nel Regno Unito, se non mi ricordo male. Insomma, mi sembrava interessante, l'ho inserito. Poi abbiamo il 30 marzo Scomparso di Guido Sgardoli, edito Einaudi Ragazzi, quindi come molto spesso libro per ragazzi di Sgardoli, secondo me è un bravissimo autore italiano, ho letto due libri suoi, mi sono piaciuti molto, quindi mi sembrava giusto inserirlo insomma nei bonus in questo video. E
E con Sgarzoli abbiamo finito. Fatemi sapere se vi piace il ritorno di questa rubrica, se la devo portare avanti, se vi è piaciuto il video, se ci sono stati dei titoli che vi hanno incuriosito, che vi sembrano interessanti, scrivetemelo qui sotto. Poi se conoscete altri titoli che escono a marzo e che per voi sono interessanti, scrivetemeli pure qua sotto, che poi io vado ad informarmi e vedo se potrebbero interessare anche me. Casomai vi lascio linkato qui sotto ad Amazon ADBS con cui sono affiliata, se volete leggervi per conto vostro la trama oppure prenotarli, procedere all'acquisto, quello che volete. Basta, direi che vi ho detto tutto. Qua sotto vi lascio il mio account Ko-fi se volete offrirmi un caffè virtuale per sostenermi. Ringrazio le persone che l'hanno fatto finora, siete molto gentili, molto carini, grazie. E qui sotto trovate anche tutti i miei social se volete seguirmi al di fuori di YouTube, quindi blog, pagina Facebook, gruppo Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads, il canale Telegram, e sono un po' in balbettà. Se volete essere avvisati in anticipo se non uscite dal blog e del canale, a questo punto direi assolutamente che noi ci possiamo vedere in un prossimo video. Devo parlare più piano. Ciao!